Io credo che noi sogniamo in un modo molto emotivo e credo che il fatto di poter interagire con delle immagini ci offra la possibilità di valorizzare questa nostra prerogativa. Questa sera, nella tradizione degli ultimi anni del festival, è una serata particolare, un film del 1928, Fraili Nels, un film bello, ma soprattutto emozionante anche grazie al contesto in cui viene presentato. Una serata bellissima, un teatro strapieno, una musica stupenda, un'emozione da provare. Direi che questo è il primo vero esperimento di sonorizzazione per noi, quindi si è trattato di un esperimento molto, molto fortunato. Noi lavoriamo, diciamo, sull'improvvisazione già da molti anni, direi dal 97 più o meno, quindi sono più di 10 anni. L'abbiamo utilizzato all'inizio come metodo compositivo, nel senso che in sala prove uno di noi partiva con un riff, con un'idea, e gli altri si suonavano sopra senza starci a pensare, diciamo in maniera spontanea. Da veramente alcuni anni a questa parte abbiamo cercato di sviluppare questa nostra chance, praticamente portandola all'esterno, perché in sala prove ci accadeva proprio sovente di lasciare andare gli strumenti nelle cosiddette lunghe jam, si chiamano così, quando si suona e si va avanti. Registravamo queste sessioni di improvvisazione che magari duravano 20 minuti, anche fino a un'ora, non più di un'ora, e poi le andavamo a riascoltare e individuavamo le cose belle. E questo è un esercizio che abbiamo portato avanti proprio per molto tempo, fino a trovare una specie di amalgama, di intuito, di modo di suonare collettivo che secondo noi funziona. Infatti poi l'abbiamo portato anche dal vivo per parecchi anni. Durante il concerto c'era un momento dedicato all'improvvisazione. Poi 2 o 3 anni fa questa cosa l'abbiamo un po' abbandonata perché non ci interessava più nel contesto di un nostro concerto, ma credo che forse sia anche perché ci è capitato di poter convogliare questa nostra attitudine nel contesto di una situazione come questa, dove non si tratta più di aprire una parentesi di 5 minuti, ma di un'ora. Infatti è piuttosto faticosa, forse più stancante un'ora così che 2 ore di concerto tradizionali, perché non possiamo mai prenderci quel 30 secondi di respiro che c'è tra un pezzo e l'altro che ti permette di dire, boh, adesso siamo arrivati qui, rifiutiamo un attimo e poi si riparte. Chiaramente in questo caso c'era una sceneggiatura, una drammaturgia a cui noi dovevamo in qualche modo aderire. Si è trattato anche in questo caso di un esperimento perché si trattava sostanzialmente di improvvisazione. Spesso secondo me la creatività viene veramente sollecitata quando ci sono delle regole, quando invece non c'è nulla la creatività può debordare, può andare ovunque e quindi sperimentare vuol dire un sacco di cose, non vuol dire soltanto fare cose bislacche. E quindi improvvisare su un canovaccio in cui c'erano pochissimi elementi sicuri e quindi è un po' come dire un gioco di equilibrismo. Questo film poi è diviso in vari atti, quindi se andate in questo atto succede una certa cosa, quindi l'atmosfera deve essere di un certo tipo, quindi il canovaccio è più sul tipo di sensazione che vogliamo trasmettere che su poi quello che verrà suonato. Ci diamo un'indicazione più o meno sulla chiave su cui si suonerà, sulla tonalità, e al di fuori di quello è libera, diciamo. Chris, vuoi la tua voce lì? La pellicola della signorina Else assomma in sé alcuni ingredienti che secondo me favoriscono ancora di più questa chance che abbiamo, perché c'è un aspetto estetico
incredibilmente, intanto penso di poter dire moderno, perché comunque non sembra quasi di vedere una pellicola del 1920-28, quant'è. E noi siamo molto sensibili all'aspetto estetico nell'arte, cioè ci interessa molto poter dire liberamente o, se serve, anche provocatoriamente che ci interessa il risvolto della voluttà estetica, sia nelle note, sia nel contenuto delle parole, eccetera. Per noi si è trattato proprio di vedere il film, entrare all'interno proprio della trama dello stesso, e quindi per interpretarlo secondo la nostra istintività e creatività. E poi la signorina S in realtà è la rappresentazione di un dramma, e noi abbiamo un aspetto, non dico drammatico, del nostro modo di essere musicisti e artisti, però sicuramente siamo inclini all'introspezione, al lirismo, agli aspetti introversi dell'esistenza. Io personalmente con i testi vado spesso a scandagliare l'animo umano per quel che mi è concesso dalle mie possibilità creative, e l'autore dell'opera letteraria da cui la signorina S è tratta fece un esperimento in questo senso, perché lui cercò di rappresentare in presa diretta i turbamenti di una persona negli ultimi momenti della sua vita. E noi siamo in sintonia, ripeto, non con i drammi a tutti i costi o con una morte forzata, ma con gli aspetti anche, diciamo, difficoltosi e torbidi dell'animo umano. Diciamo che la collaborazione con Gianni rientra in quello che dicevo prima, cioè il fatto che l'improvvisazione ha bisogno di un feeling particolare tra i musicisti per poter scorrere per un'ora con il minimo di intoppi. E Gianni lo conosciamo dal 93, quindi abbiamo ormai con lui un feeling a 360 gradi. Questo è il primo aspetto. Poi un'altra cosa molto importante è che lui, oltre a suonare il basso, suona anche le tastiere, plugin, editare, porta delle basi, lavora al computer, insomma. La musica spesso e volentieri anche nelle colonne sonore ormai è diventata molto didascalica, anche l'attività di un musicista, se si vuole, uno fa un disco, fa un concerto che comunque sia la trasposizione di quel disco dal vivo. Produci un disco, poi lo registri, lo promuovi, fa parte proprio di un sistema di cose. Invece questo esperimento, come altri che andremo a fare, vanno proprio a scardinare questi meccanismi dall'interno. E ti rendono assolutamente più libero e padrone a livello espressivo e creativo. E ancora a maggior ragione la presenza di Ivana, che anche lei è importante perché porta delle sonorità che noi non abbiamo, il theremin ad esempio, nessuno di noi sa suonare il theremin. Poi lei è molto brava con la voce a fare dei vocalizzi, dei suoni. Anche questo è come uno strumento in più, oltretutto essendo il film basato su un personaggio femminile, il fatto di avere una voce femminile ci sembra una cosa carina. Una bella sperimentazione, e scavi sicuramente nella fantasia, cioè ognuno scava nella propria fantasia musicale, artistica, e sicuramente cerca di fare fiorire al meglio le immagini, dando appunto alle immagini un vestito sonoro così ad hoc, diciamo così. Un'altra cosa che nasce da questa collaborazione abbastanza estemporanea, io collaboro da anni con i Marloni Kunz. Per Ivana invece, e anche per i Marloni Kunz nei confronti di Ivana, è cosa nuova, e anche
in qualche modo la voglia di sperimentare anche una vocalità femminile, non legata nel caso specifico al testo, alla parola, eccetera, ma proprio un discorso di sperimentazione della vocalità, quindi dell'effetto che deve creare emozioni di un certo tipo, deve fare scattare dei meccanismi proprio psicologicamente di un certo tipo. E quindi tutte le volte è una scommessa, ed è una scommessa che sia noi che Marlene abbiamo deciso di affrontare proprio in questo modo un po' jazzistico, se si vuole, anche se noi siamo l'opposto della musica jazz, e dando proprio, rischiando tutte le volte dentro la buca dell'orchestra, ci si ritrova un po' come ai vecchi tempi, rischiando e mettendosi in gioco fino in fondo. Con lo spettatore è completamente diverso dal concerto, ed è anche uno dei motivi per cui si piace molto fare questa cosa, perché è proprio un'esperienza abbastanza diversa, perché l'attenzione del pubblico è rivolta all'immagine, l'attenzione visiva, diciamo, non è rivolta a noi. Quindi quando facciamo un concerto c'è una parte dello spettacolo, c'è la parte musicale, ma c'è anche una parte, diciamo così, di spettacolo visivo, no? Invece qui non abbiamo questa responsabilità, no? Noi siamo anzi un po' in ombra, anzi molto in ombra, quindi siamo concentrati sul nostro suonare, possiamo prenderci delle libertà che magari sul palco abbiamo di meno. Cioè, c'è solo musica e sottotitoli. E quindi la drammaturgia, la stessa trama del film, ognuno se la vive un po' come vuole. Quindi in questo senso c'è una libertà anche di interpretazione da parte del pubblico. Le serate diventano magiche quando chi è qua, quindi all'opposto di dove siamo noi di solito, si vede un film, si gode un film e si emoziona, e manco si rende conto della musica. Può sembrare un paradosso, ma credo che la serata migliore, almeno per come la vivo io, è quella, cioè che la musica non sia un elemento particolare che fa la differenza in maniera, come dire, appunto analitica, concreta, ma la fa come insieme, cioè dando valore e soprattutto spostando emotivamente certe cose, anche mettendole in gioco, perché spesso noi andiamo per contrasto. Cioè. A me personalmente fa piacere quando lo spettatore che ha visto il film mi dice che a un certo punto del film è entrato nel film e quasi non sentiva la colonna sonora, nel senso che quando succede questo vuol dire che la colonna sonora è potente e funziona. Invece di sentire degli attori parlare, eccetera, la musica aiuta, né più né meno, voglio dire, a creare questo tipo di rapporto. Io credo che i concerti più riusciti dei Marlene Kunz riescano a innescare una sorta di cortocircuito emotivo nella situazione in cui ciò accade, quindi la sala o all'aperto. Quando ciò è veramente forte e lo sento, spesso mi capita anche di manifestarlo al pubblico ringraziandolo per questa cosa che è accaduta. Quindi se noi stasera saremo bravi, dovrebbe innescarsi un cortocircuito emotivo.